consumo del suolo e sismicità del territorio, inquinamento delle acque e depurazione, temi entrambi collegati alla questione delle discariche tossiche di Bussi. Sono gli argomenti al centro di un incontro voluto dal WWF e dall'Istituto di Istruzione Superiore Luigi di Savoia di Chieti, proposto agli studenti delle classi terze della specializzazione in chimica e del liceo scientifico Scienze Applicate. L'iniziativa è stata ideata assieme all'ISDE, International Society of Doctors for the Environment, l'Associazione Italiana dei Medici per l'Ambiente. Gli studenti produrranno una relazione nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Il futuro sono loro, i ragazzi sono quelli che ci dovranno governare nei prossimi anni, quelli che dovranno gestire il mondo nei prossimi anni. Per noi è fondamentale quest'opera di informazione. E tra l'altro li ho visti molto interessati a prendere appunti, significa che questo messaggio va avanti. Troppi esempi non edificanti ci sono anche in Abruzzo, non solo per il consumo del suolo e il dissesto idrogeologico, ma anche per la questione di Bussi. Ho sentito dire tempo fa per una scuola che vorrebbero progettare a Teramo, a ridosso di un fiume. Ho sentito dire che è una zona sicura perché da 150 anni non si allaga. 150 anni sono nulla nel tempo geologico. Non bisogna costruire più accanto ai fiumi, bisogna che la regione proibisca ogni tipo di costruzione in zone a rischio idrogeologico e accanto ai fiumi per 200-300 metri. Bisogna far capire ai ragazzi che gli atteggiamenti sbagliati nei confronti dell'ambiente poi sono come un boomerang, tornano indietro. Sì, esattamente. Queste nostre chiacchierate sulle scuole hanno proprio questo scopo, perché siamo fermamente convinti che la prima forma di prevenzione è la conoscenza. Solo se noi sappiamo e soprattutto loro che sono il nostro futuro sanno, possono agire di conseguenza, quindi fare quelle che noi chiamiamo delle scelte ecosostenibili, quindi che sostengono l'ambiente ma che sostengono la nostra salute indirettamente. A questo ritmo, continuando a inquinare in questa maniera, tra 50 anni che ci rimane qua? Cioè nel senso, noi stiamo cercando di andare su Marte per rovinare un altro pianeta, anche proprio.